Buonasera. Mi scuso già perché probabilmente qualcuno è andato in sala polivalente e poi è tornato qua per motivi di spazio e per lasciare la maggior parte delle persone sedute. Abbiamo deciso di parlare presso scuole minime. Di nuovo buonasera, grazie di essere qui questa sera. Sapete il tema, penso lo sappiate già, è la nuova modalità di raccolta dei frutti. Quindi lascio subito la parola al sindaco, così anche le persone in piedi stanno un po' contenti. Grazie. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Benvenuti, grazie anche a chi magari è già stato da Crescere e ha voluto partecipare anche a questa. Voi arrivate questa sera con sicuramente dei cittadini che avranno già parlato del fatto che si cambia la raccolta dei rifiuti, cambia il sistema, quindi chissà quante cose avrete già sentito. Allora io cerco di essere più veloce possibile spiegando il motivo per cui siamo arrivati a questa scelta. Il Comune di Fiume Vicentina spende all'anno 700.000 euro di smaltimento, gestione e raccolta dei rifiuti. Questi 700.000 euro sono composti chiaramente, sono la somma delle bollette che le utenze domestiche e non domestiche pagano. Ci siamo detti, vediamo un pochettino come fare per fare in modo che anche la percentuale di raccolta differenziata che il Comune di Fiume Vicentina produce, che è una percentuale che si attesta da anni tra il 61 e il 63%, cerchiamo di fare in modo che migliori anche per riconoscere quelli che sono gli obiettivi della provincia, che va al 65%, e quelli della Regione Veneto, che sono ben oltre il 65%. Abbiamo detto bene, analizziamo un pochettino come sono raccolti, come sono composti attualmente i rifiuti, e cerchiamo di migliorare questa percentuale. Come? Ci siamo dati quattro criteri. Uno era quello di fare in modo che appunto questa percentuale aumentasse, quindi miglioriamo la qualità del rifiuto conferito, cioè i nostri rifiuti diventino più puliti e più riciclabili, più riutilizzabili poi nel processo appunto di recupero. L'abbiamo pensato che fosse giusto fare in modo che questo miglioramento si raggiungesse con una tariffazione puntuale, cioè con una spesa che sia equa dal punto di vista della produzione dei rifiuti e comparata a quello che uno paga, quindi paga chi produce rifiuti, è giusto che paghi e magari paghi più di quelli che ne producono meno. Poi ci siamo detti, facciamo in modo che questo succeda senza aumentare il costo, o quantomeno con una tolleranza molto bassa di aumento, e abbiamo voluto anche fare in modo che questo succedesse in un'ottica territoriale, quindi accedendo a una compagnia che di una società pubblica, nella fattispecie, dopo si presenterà, quindi di proprietà dei comuni che possono anche controllare l'operato di queste società e che lo facciano anche territoriale, magari applicando sull'isola vicentina quelle che sono le buone pratiche già messe a fuoco su altri comuni, anche in base all'esperienza di questa azienda. E abbiamo trovato appunto con Solaris un buon partner per cercare di applicare questi criteri che vi ho spiegato. Ripeto, molti di voi hanno già sentito parlare delle assemblee precedenti, cerchiamo un attimo di mettere da parte quello che abbiamo sentito finora per ascoltare quello che vi verrà detto questa sera, che è esattamente quello che è stato detto nelle altre serate, e poi solo alla fine, se possibile ma è ordinata perché sono anche in tanti, ci sarà lo spazio per le domande. Tutto chiaro finora? Bene, possiamo procedere. Allora lascio le parole all'amministratore Roberto Blasic per la presentazione. Buonasera a tutti, ben ritrovati a chi ha già partecipato. Io sono Roberto Blasic, amministratore unico di Solaris. Con me c'è Matteo Fongano, che invece è responsabile dei servizi e vi illustrerà tutti i servizi nuovi, le novità, che non sono poche. In realtà questa sera presenteremo qualcosa in più rispetto alle presentazioni già fatte, in quanto abbiamo recepito alcuni dubbi, alcune domande, cerchiamo di dare risposta preventiva a tutti su questi temi. Una premessa,
Io mi rendo conto, quando nel mio comune hanno deciso di passare dallo stradale al porta a porta, ero molto perplesso. Le perplessità che sento un po' da tutti voi nelle serate sono condivisibili, un po' meno, però generalmente sono condivisibili, i dubbi sono condivisibili. Capisco che scatola chiusa fidarsi è meglio non fidarsi, però se da tanti anni Solaris si sta portando avanti, non solo Solaris, parlo per la mia società, un certo tipo di politica, e i cittadini ci dimostrano di essere soddisfatti di quel tipo di politica, vuol dire che qualcosa di buono c'è. Sentire dire da qualcuno che l'isola di Argentina diventerà la terra di fuochi anziché amenità simili, lasciatemi chiamare amenità, perché non esistono. Perché se esistessero esisterebbero anche nei tanti comuni che adesso vedrete, che noi sappiamo, e nei tantissimi comuni che altre società gestiscono in maniera sanitaria. Allora, la serata si svolge con una breve presentazione di Solaris, due chiacchiere sulla tariffa, il clou della serata che è il nuovo sistema di raccolta rifiuti e la parte fondamentale delle domande. Le domande per cortesia tenetele tutte alla fine, in modo tale che facciamo un discorso lineare e poi tutte le domande che avete fatele pure. Solaris è una società pubblica partecipata, che vuol dire che la proprietà è dei 15 comuni che la compongono, che qui vedete, troppo 16, sono tutti soci in quota paritaria e come soci sono anche clienti di Solaris, nel senso che hanno affidato Solaris in house, si dice, un affidamento diretto, la gestione della quota rifiuti di tutto quello che ci dà. Oggi sono 15 comuni, gestiamo circa 111.000 abitanti, più o meno 50.000 utenze. La quantità di rifiuti gestiti per statistica, che è una statistica, è circa 44.000 tonnellate. Questo dato, l'ultimo dato importante, la percentuale media di differenziata è qualcosa sopra il 71%. Oggi vedrete, l'isola è abbastanza sotto, ma è normale che sia abbastanza sotto perché la tipologia di raccolta che avviene fa sì che debba essere più limitata. Il 71,4 è una media, abbiamo comuni che sono leggermente sotto il 70, abbiamo dei comuni che sono sopra il 80. Qua bisogna organizzarsi, come si può vedere ovviamente adesso brevissimo perché nel mese di dicembre ci sarà l'entrata di Isola Argentina come socio, come cliente, per cui diverremo 16 comuni serviti per circa 120.000 abitanti. Cosa fa Solaris? Solaris essenzialmente fa una raccolta di tutte le tipologie di rifiuto, fa lo spazzamento delle strade, gestisce quasi tutti gli ecocentri dei nostri soci, ne gestiamo 11, e per i comuni che lo richiedono facciamo la gestione della tariffa e anche la gestione dei sportelli, per cui abbiamo il contatto diretto con le utenze, con i cittadini o con le attività produttive. Comune di Isola Argentina nel 2014 ha avuto una differenziata del 63,4, se lo rapportate sono circa 8 punti medi in meno rispetto alla media di Solaris. Alcuni riferimenti, Veneto è 65,4, tenete presente che Veneto significa anche capoluoghi e città, e località turistiche che generalmente abbassano questa media. L'obiettivo del Veneto ambizioso è del 76% nel 2020, e come detto non sarà se poi il 71-47. Due parole sull'attuale servizio. L'attuale servizio è una raccolta stradale, come ben conoscete. La raccolta stradale ha qualche piccolo vantaggio. Il principale è che costa meno raccogliere. C'ha diversi svantaggi.
uno l'abbiamo già visto, la differenziazione del rifiuto è sempre complessa, difficile, e arriva a un limite oltre il quale non si va, che più o meno è il limite che avete voi. Ha diversi svantaggi ulteriori, uno è evidente, che è quello del decoro urbano. Queste sono le immagini tratte da Imola, per cui non siamo in zone strane, ma siamo a casa vostra. Un altro svantaggio, e noi lo consideriamo tale, è che questo sistema si sposa con una tassa. Voi oggi pagate una tassa. La tassa è indipendente da quanto ogni utenza produce con rifiuti. Per cui io la definisco iniqua, perché se io produco pochissimi rifiuti, pago anche per coloro che ne consumano, che ne producono molti, e viceversa ovviamente. La decisione del comune è quella di abolire, di modificare questo sistema e di passare a una servizio. Qualche dato: l'attuale servizio di Isola Vicentina, che ha 10.000 abitanti circa, produce, ogni abitante produce 116 kg di indifferenziato, due ville ne produce 104, Caldogno, vi stiamo dando qualche esempio di comuni solaris, ne produce 60, Altavilla 61, Monticello 50. Alla fine vedrete, in forma diversa, un esempio su Monticello Conte 8. Monticello Conte 8 5 anni fa era esattamente quello che oggi è Isola, preciso, identico. Portiamo come esempio Monticello Conte 8 perché è un comune di dimensioni molto simili, a 9.400 abitanti circa, per cui con le differenze del caso, Isola ha le colline, per esempio che Monticello non ha, però è abbastanza simile e paragonabile, e vi posso assicurare che 5 anni fa produceva più o meno quello che producete voi, aveva una differenziata simile a quella che avete voi, e poi vedremo anche un aspetto sull'aspetto tariffario, ma lo teniamo per ora. Come incrementare una strada, quella della raccolta porta a porta, o comunque poi Matteo Fongaro mi spiegherà perché porta a porta è significato il porta a porta. Il porta a porta comporta una modifica sostanziale che interessa a tutti, che è il passaggio da tassa a tariffa. La tariffa ha una quota fissa che si basa come oggi sulla superficie e sul numero di componenti del nucleo familiare, ma anche una quota variabile che sostanzialmente va a valutare dal punto di vista economico quanto ogni singola utenza conferisce. Ve lo spiegherà poi Matteo concretamente. Anzi, ve lo spiega subito perché ho finito. Adesso Matteo vi spiegherà tutte le novità, poi ci ritroveremo per una considerazione finale e qualche numero economico. Buonasera anche da parte mia. Vi ringrazio di essere venuti così tardi, così numerosi. Credo che in 6 serate, se non abbiamo visto 1000 persone, poco ci manca. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra dedizione. Qualche faccia la vedo già, è già la seconda, terza serata, quindi vuol dire che almeno mi è piaciuta, insomma, si è divertito. A me tocca la parte difficile, quindi tenterò di spiegarvi in maniera più chiara possibile dei concetti che facili facili non sono, soprattutto per chi come voi viene da un tipo di raccolta completamente diversa. È un cambio, è un grande cambio, è un cambio epocale, un cambio di mentalità, un cambio di modo di fare. Vediamo di capirlo insieme. Poi se non avete capito qualcosa, alla fine siamo qua e rispondiamo alle vostre domande. Cosa cambierà? Cambierà un po' tutto. Quindi andremo a cambiare il secco, l'umido, per la carta e per il vetro ci saranno dei servizi particolari che poi vi spiegherò, multimateriale, e in più vi proporremo un servizio diverso per la gestione del verde, delle aramaie, gli spazi di casa.
Entriamo quindi nello specifico. Il secco verrà raccolto tramite un bidoncino da 120 litri verde come quello che vedete lì. Ogni utenza sarà dotata di questo bidoncino. La raccolta di questo rifiuto verrà effettuato una volta ogni 15 giorni. Ora, normalmente sulla volta di 15 giorni la gente si tira un po' in grido e dice: mamma mia, quanto tempo che passa! Nella realtà, questo tipo di sistema, una volta ogni 15 giorni, noi già lo facciamo per circa 100.000 persone. Questi 100.000 persone dei vari comuni di Solaris, Caldonio, Monticello, per citare qualcuno vicino, Guidille, ce la fanno bene. Su 26 raccolte disponibili a Monticello e Monteotto, una volta in 15 giorni, 26 raccolte in un anno, in media ogni nucleo familiare espone 5,3 volte. Quindi, facendo bene la raccolta differenziata, separando molto bene i materiali, confluendo carta, vetro e plastica negli appositi contenitori nell'apposita raccolta, il secco si riduce tantissimo, in due settimane addirittura quasi poco, 5,3 volte all'anno in media a nucleo familiare. Ogni bidoncino è dotato di un chip che lì vedete evidenziato, che si trova qui davanti, non mi avvicino troppo la cassa se non fischia, che serve per la lettura degli svuotamenti. Le strutture le consegneremo, dovrebbe esservi arrivata più o meno tutti la lettera, se non vi è arrivata sta arrivando, invieremo, vi inviteremo a ritirare le strutture dall'11 gennaio al 6 febbraio. Ora, questa è una consegna cosiddetta massiva, siete in tanti. Consegneremo più o meno 4.500 strutture. Per comodità vi abbiamo suddivisi in fasce orarie. Questo perché? Per evitare che mi arrivi l'assemblamento di persone e ti tocca stare in fila due ore per aspettare il bidone. E l'abbiamo fatto per riuscire a distribuire correttamente tutte le utenze. Se una persona non può venire nell'orario che gli è stato stabilito, in quel giorno è disponibile dalle 17 alle 18 una fascia oraria libera, senza appuntamenti. Ovvio che se venite nella fascia oraria che è stata data, molto probabilmente in 3 minuti ricevete il bidone e ve ne andate. Se venite in quella fascia oraria libera, magari ce l'attendete. Se non potete, abbiamo previsto altri 6 giorni liberi in cui saremo presenti dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18 e in cui potete venire. Anticipo qualche domanda che di solito mi fuori sempre. Posso andare per quello che mi sta attaccando a casa? Sì, basta che abbiate la lettera. Nella lettera c'è un codice a barre identificativo, a me serve quello. Venite con la lettera del vicino, potete portarla al vicino. Ho perso la lettera. Cosa che può succedere, può capitare. Recatevi dove c'è la distribuzione, attendete che ci sia un attimo disponibile l'operatore che trova lì. L'operatore lì ha tutte le lettere, quindi può stamparvi al volo la vostra. A cosa serve il chip? Il chip che voi vedete lì serve per la lettura degli svuotamenti. Un anno distribuendo questi bidoncini personalmente ne ho distribuiti 40.000, proprio io, dandoli fuori. Allora una volta distribuendo uno di questi bidoncini lo do a un signore, gli spiego il chip, gli dico attenzione che c'è il chip che leggiamo gli svuotamenti. Questo prende il bidone e se lo porta a casa. Di lì un'ora mi torna indietro col bidone, mi fa: non va. In che senso non va? Non va. Ma perché? Perché? Dice lui. Perché? E dal chip neanche si fissa. Quindi chip minimo e fa luce. Nella realtà non si accende niente, il chip è magnetico e nascosto dentro. E il chip, la lettura del chip è indipendente dall'operatore. La lettura del chip la fa il mezzo.
quando l'operatore aggancia il mezzo, il chip e il bidoncino nel mezzo, viene la lettura. Quando ho la conferma che il bidoncino è alto, mi viene conteggiato lo svuotamento e memorizzato dal sistema. Quindi, indipendente dall'operatore, viene fatto in ogni caso. Se io ritrovo lo svuotamento, vuol dire che il bidoncino è stato messo in macchina, non c'è nessun'altra possibilità. Quindi vuol dire che ha fatto, è stato messo in macchina e ha fatto il ciclo dello svuotamento. Attenzione che fino adesso vi ho parlato di svuotamenti. Quindi, più avanti, nel 2017, questi svuotamenti verranno utilizzati per il calcolo della tariffa. Nel 2016 non cambierà nulla, perché il 2016 è un anno di passaggio. Il comune continuerà a emettere la tassa e voi continuerete a ricevere la solita tassa del comune. Nel 2017 invece andremo ad implementare la tariffa. Cosa significa? Significa che tutti questi svuotamenti andranno a formare una parte variabile della tariffa. Prima vi dicevo che parlo di svuotamenti, non di chili o di peso, ma di svuotamenti. Cosa significa? Significa che io quando metto fuori il bidoncino pago, indipendentemente dal fatto che nel bidoncino ci siano 1, 5 o 10 sacchetti. Quindi il bidoncino mi conviene metterlo fuori quando? Quando è pieno? Assolutamente sì. Non solo. Il bidoncino va esposto sempre la sera precedente il giorno della raccolta. Perché? Perché noi iniziamo il servizio alle 5 e mezza del mattino. Per esigenze di servizio potrei anche iniziare prima. Quindi voi esponetelo sempre la sera precedente della raccolta. Altra domanda che mi fanno sempre: e se un disgraziato mette dentro qualcosa? Voi comunque pagate a svuotamento. Cioè, se uno passa e non butta una borsetta, comunque il costo che voi pagate è lo stesso. Perché che dentro ci siano 10 sacchetti o 11 sacchetti è sempre a svuotamento. E se questo è proprio disgraziato, mi butta dentro qualcosa che non andava, in questo caso qua l'operatore Solaris si accorge che c'è qualcosa che non va quando? Quando il bidoncino sta svuotando. E quindi non è. Normalmente l'operatore cosa fa? Lascia un'etichetta adesiva. Attenzione, nel vostro bidoncino c'era qualcosa che non andava. Questo perché quando poi io vado a ritirare il bidone mi accorgo di averla scritta e capisco che c'è qualcosa che non va. Se ho fatto il furbo, so che mi capita in campo. Se invece è stato un altro miracolo, se la cosa succede sistematicamente, l'operatore Solaris ha l'ordine di dirlo in ufficio. Ci segnala. Il tal bidone, abbiamo trovato qualcosa che non va, è la terza volta. Allora noi cosa facciamo? Contattiamo l'utente. Attenzione, nel vostro bidone di solito troviamo questo. E allora lì vediamo di capire, di trovare una soluzione. Soluzione che può essere non espone il bidone lì, ma esponilo da un'altra parte, perché magari la sera c'è qualche furbetto che passa sempre per di lì, magari esponiamolo da un'altra parte, oppure vediamo di cambiare qualcosa per riuscire a capire se c'è o non c'è un abuso. Ovvio che se trovo una batteria della macchina e uno fa l'elettrauto, poco gli racconta. Però se uno fa il panettiere e trova una batteria della macchina, magari se uno va fuori. Torniamo a parlare degli svuotamenti. La parte variabile della tariffa sarà composta da un numero di svuotamenti minimi che sarà il doppio dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio, una famiglia di 3 persone avrà un minimo di 6 svuotamenti, cioè 6 svuotamenti all'anno come minimo di pane. Quello che fa oltre il minimo lo andrà a pagare a conguaglio l'anno successivo. Perché l'anno successivo? Perché aspetto fino al 31-12 per fare il calcolo degli svuotamenti finora effettuati. Facciamo la differenza con i minimi e dopodiché conguagliamo
gli eccedenti minimi l'anno successivo. I minimi, come detto, sono proporzionali al numero di componenti. Quindi per 1 è 2, per 2 è 4, per 3 è 6, per 4 è 8, per 5 è 10, per 6 è 12 e da lì in poi sempre 12. Quindi dal 4 aprile inizieremo questo tipo di raccolta. Per 2 settimane manteremo attivi 2 sistemi per dar modo agli utenti di abituarsi al calendario della raccolta ed eventualmente, se proprio sbaglia un giorno, ci sarà per 2 settimane ancora dato il sistema attivo. Passate le 2 settimane, raccoglieremo tutte le strutture della raccolta del sito e si potrà conferire solo ed esclusivamente con i bidonci. Come vi dicevo prima, ogni bidone ha un numero CIP e il CIP è assegnato da ogni utenza, vi viene assegnato nel momento in cui venite a ritirarlo. Il consiglio che io do a tutti è scrivetevi il nome sul bidoncino, alato, nascosto, dentro il coperchio, fateci un segno, un simbolo, quello che volete, perché quando lo esponete e poi il giorno dopo andate a ritirarlo, siate sicuri di aver ritirato il vostro. Perché se avete ritirato quello del vicino, pagatevi svuotamenti che fa il vicino con il vostro bidone. Quindi abbiate un qualcosa che vi rende sempre riconoscibile il bidone. Ho un dubbio, il simbolo che mi avevo fatto, la scritta si è tolta, piove, vento, neve, si è tolta. Ho un dubbio, non mi ricordo più. Chiamo il Solaris, utente, l'intestazione è questa, qual è il mio numero del bidone? Vi do il numero del bidone. Ritiro il bidone nell'altro, nel stocchino di Giselle. Chiamo il Solaris, ho il bidone numero, perfetto, anche quello del tuo vicino. Bene, ok, lo porto. Attenzione, mi raccomando, il secco non si può conferire in ecocentro. Ci sono alcune zone, voi avete un territorio bellissimo, splendido, bellissimo da girare in bicicletta, da girare in moto, un po' meno da girare con un camion 11 tonnellate e mezzo. Quindi ci sono dei punti in cui materialmente non posso andare, perché fisicamente qui il camion non ci passa. Combatto sempre con il termine porta a porta, perché è una traduzione importata che non è proprio corretta. Io lo definisco di più vicino alla mia porta. Cioè, rispetto alle isole ecologiche che avete attualmente, avvicineremo e accorceremo la distanza. Dove sarà possibile, chi abita vicino alla strada principale, dove possiamo transitare, sicuramente metterà fuori. Negli altri verremo il più possibile. Ci siamo girati tutto il comune, assieme all'assessore, assieme all'operatore. Abbiamo girato tutto il comune, siamo entrati in tutte le vie possibili, immaginabili, alcune vie in cui lui dovrà solo la macchina. E abbiamo trovato per ogni punto, per ogni via particolare, dei punti di conferimento. Chi abita in queste zone vedremo di sentirci o a ridosso dell'inizio del servizio o appena il servizio inizia per parlarsi. E allora lì si troverà una soluzione, in cui vi diremo: noi abbiamo pensato di farvi conferire qui, e la gente dirà sì, preferisco magari lì, preferisco di qua, e troviamo una soluzione che sia facile e comoda. Per i condomini c'è la possibilità di accentrare alcune raccolte. Per il secco ogni utenza deve avere il suo bidone, perché il secco va a influire direttamente nella tariffa per tutti. Quindi il secco uno deve averlo, ma per le altre raccolte, come vedremo successivamente, si può pensare a delle raccolte centralizzate condominiali, anche lì. Valutiamo il caso. Io amo sempre quando il sindaco ci definisce sartoriali, tailorette. Noi non vediamo un servizio standard,
è così e basta. Tentiamo molto di più sul dialogo. Ci sono dei limiti tecnici cui noi non possiamo andare, ma dove possiamo venire incontro? Assolutamente sì. La raccolta del nudo è quella che in fin dei conti cambia poco rispetto a quella attuale. L'unica differenza che avete è che il conferimento sul bidoncino del nudo avrà una chiave. Quindi il bidoncino non sarà l'area aperta alla merce di tutti, ma avrà una serratura. Anche questo sistema ce l'abbiamo con circa 70.000 persone. Resiste, funziona, è valido. Ok. Lo stradale per l'umido, quindi non la raccolta porta a porta, dalla nostra esperienza è il miglior compromesso. La raccolta porta a porta, per quanto riguarda il rifiuto umido, porta a dei costi molto elevati per alcuni problemi. Io faccio sempre l'esempio: 30 di luglio, 42 gradi, venerdì sera, metallo mulino. Ho le bucce del limone. La raccolta dell'umido quando è? Martedì. Nel frattempo, 31 luglio, 1 agosto, 2 agosto, caldo buono e blu. E melone. Il bidone stradale invece consente, se io mangio il melone il 30 di luglio, dopo lo posso andare fuori e conferire il bidoncino del melone ed è a posto e l'ho fatto. Quindi è il miglior compromesso tra la comodità di poter conferire quando voglio un rifiuto che è imprescindibile, dall'altra parte l'economicità del servizio. Chi effettua il compostaggio domestico può richiedere uno sconto sulla tariffa. Quando viene a ritirare il bidoncino del secco, mi dice: io faccio il compostaggio domestico, non voglio la chiave del nido. Non ho la chiave, non accedo al servizio, faccio il compostaggio domestico e dal 2017 avrò uno sconto sulla tariffa. Quindi dal 4 aprile si potrà conferire solo o utilizzando i bidoncini stradali con la chiave o nel proprio compostaggio domestico. Pannolini e ausili di incontinenza. Qui iniziamo la distinzione e i temi caldi. Per i pannolini io intendo quelli che usano i bambini al di sotto dei 3 anni, quindi sono quelli da bambini. I pannolini e anche gli ausili di incontinenza, allo stato attuale non esiste una tecnologia che li possa recuperare, quindi sono rifiuto secco, vanno conferiti nel secco, è secco a tutti gli effetti. Domande dopo, cortesemente. Il comune incentiverà l'utilizzo dei pannolini lavabili e ci saranno delle riunioni informative su questo il 10 di dicembre, una la mattina e una la sera, ci saranno delle riunioni informative che parleranno solo di questo argomento. Il pannolino lavabile è lo strumento per non produrre il rifiuto. Quindi non per gestirlo, per non produrlo. E quindi è un risparmio soprattutto da un punto di vista ambientale. Per quanto riguarda invece gli ausili di incontinenza, qua intendo quelli che si danno solitamente a anziani e disabili. Quindi per chi ha questo tipo di esigenza verrà consegnato un bidone a parte o in sostituzione a quello che si ha, da 240 litri più grande, dove sarà possibile conferire gli ausili di incontinenza senza che vengano conteggiati gli svuotamenti. Perché? Perché il pannolone, l'ausilio di incontinenza per l'anziano, ha una dimensione maggiore, è una volumetria tale che chi ha l'anziano o il disabile che ha questa necessità si ritroverebbe ad avere un volume di rifiuti
enorme. In questo caso qua, questo bidoncino sopperisce il volume e non aggravia i costi di bolletta. Anche questo sistema qua, se chiamiamo, già non vi sto proponendo nulla di fantasmagorico, è un sistema che già adottiamo e qui già viene effettuato con una raccolta di 15 giorni e funziona. Funziona perché? Perché non ho nessun riscontro negativo ed ho migliaia di persone che lo utilizzano. Qui arrivano le cose un po' più diverse, sono andati in crescendo. Carte dentro. Per la carta vetro si dà la possibilità di due scelte. O si conferiscono in ecocentro, presso il centro di raccolta, o si aderisce a un tipo di servizio che noi abbiamo chiamato pay per use, cioè lo pago per averlo. Adesso vedremo tutte e due le scelte. Nel primo caso lo conferisco in ecocentro. Ovviamente presso il centro di raccolta possono accedere tutti i residenti. Chiunque risieda nel comune di Isola, nelle sue frazioni, può accedere all'ecocentro. Per favorire questo tipo di afflusso, che evidentemente sarà diverso, andremo ad ampliare gli orari per dare la possibilità di avere più momenti utili per conferire. Faccio un piccolo inciso sugli ecocentri in generale. Noi ci teniamo particolarmente agli ecocentri, nel senso che ci teniamo che il personale dell'ecocentro sia cortese, cordiale, possibilmente preparato. Sappiamo che sono cooperative sociali e che quindi normalmente inseriscono persone che nel normale mercato del lavoro hanno uno svantaggio, però noi per questo comunque sia pretendiamo un certo livello di servizio per chi lavora per noi. Questo lo applicheremo ovviamente adesso. Ovviamente non ci sarà nessun costo di conferimento, voi conferite tranquillamente carte vetro di senza nessun addebito. E dal 2017 sarà possibile avere uno sconto in tariffa, cioè non si pagheranno le quote relative a carte vetro. Quindi fino a metà giugno ci sarà la possibilità di conferire le isole ecologiche, poi ogni tempo effettuato la propria scelta. Oppure sarà possibile conferire solo ed esclusivamente in ecocentro. Stiamo studiando un nuovo ecocentro per Isola. Quello che avete è un po' piccolo il certificato. Insieme all'amministrazione comunale abbiamo individuato un'area. Su questa area stiamo facendo degli studi. Quella che vedete qua è una prima ipotesi di progettazione. In questo caso gli utenti di Isola hanno un vantaggio, che è quella che sfruttano il know-how che Solaris ha imparato in 33 anni di attività. Quindi noi veniamo dall'aver capito in 33 anni di lavoro come deve essere costruito, come deve essere gestito, cosa deve avere un ecocentro per essere funzionale, attivo, operativo, facile da usare per gli utenti. Servizio pay per use. In questo caso è un servizio a richiesta. Quando venite a fare il ritiro del bidoncino del secco, insieme a tutta la documentazione, a parte la vedete in sala, abbiamo distribuita altra documentazione che vi daremo sulle raccolte differenziate, avrete anche un modulo in cui potrete aderire a questi servizi. Quindi potete scegliere se aderire ad uno o tutti e due i servizi. E in questo caso avrete in dotazione un bidoncino da 120 litri che sarà grigio per il vetro e bianco per la carta, e per questi verrà effettuato un servizio porta a porta. Chi aderisce al servizio pay per use ovviamente non è escluso dall'utilizzo dell'ecocentro, si può tranquillamente aderire al servizio pay per use e utilizzare ancora l'ecocentro. Ad esempio, io aderisco al servizio pay per use per il vetro, normalmente metto fuori il mio bidoncino, faccio lo svuotamento, una sera faccio una festa con amici, parenti, sotto le feste di Natale, bevo qualcosa in più, si apre qualche bottiglia, ho una quantità di rifiuti, magari da raccolta tra 10 giorni, non voglio aspettare, mi prendo le mie cose, me le porto in ecocentro.
Non è che l'aver aderito mi esclude la possibilità di utilizzare l'altro servizio. Continuo ad utilizzarlo se lo necessario. Quindi, gli utenti possono scegliere riepilogando o l'ecocentro o il servizio pay per use. Dal 1° di giugno, quindi, sarà possibile utilizzare il servizio porta a porta per chi ha aderito. Per 2 settimane terremo ancora le strutture presenti nel territorio, dopodiché toglieremo tutto e si potrà utilizzare solo questo servizio. Quant'è 120 litri per la carta? O quanti sono 120 litri per il vetro? Voi lo vedete così e dite tanto poco. Vi faccio un esempio. Nel comune di Quinto Vicentino, che è un nostro comune, noi raccogliamo la carta con una cesta da 40 litri, cioè invece che avere un bidoncino come questo da 120, abbiamo una cesta da 40 litri, l'utente mi espone la cesta da 40 litri, una volta ogni 3 settimane. Il vetro in un secchiello da 30 litri, una volta ogni 3 settimane. Lì in pratica faccio il servizio ogni 21 giorni. Una settimana carta, una settimana vetro, una settimana plastica e riparto. Carta, vetro, plastica. Quindi vi dotiamo di una struttura che è 3 volte quello che normalmente diamo per fare una raccolta di 3 settimane. E la raccolta viene fatta una volta ogni 2 settimane. Questo servizio, questi tipi di servizi spostano la scelta, nel senso che io faccio sempre l'esempio del canone RAI. La tassa attualmente pagata con il sistema stradale è tipo il canone RAI. Che voi guardate RAI 1, RAI 2, RAI 3 o che non lo prendete proprio il RAI, il canone lo pagate. Che vi interessa guardarlo, poi non interessa il canone lo pagate, indipendentemente dall'uso che fate. Questo tipo di servizio è più vicino alla Pay TV. Voglio il calcio, pago il calcio. Voglio il cinema, pago il cinema. Voglio la Formula 1, pago la Formula 1. Ma se non voglio il calcio, non lo pago. Se non voglio il cinema, non lo pago. È l'utente che si costruisce la tariffa a seconda delle sue abitudini e del livello di servizio che desidera avere. Faccio un esempio su di me. Io non produco tanto vetro, poco vetro. Le conserve me le faccio, recupero i vasetti. Ho 3 vasetti di Nutella perché tutti piccoli mani. Io ne produco pochissimo. Eppure nel mio comune, che non è solare, non è nel comprensorio solare, comunque pago la quota del vetro, perché comunque c'è un servizio di raccolta del vetro, indipendentemente dal fatto che io lo usi o meno. Ma chi come me potrebbe tranquillamente caricarsi la macchina 2 volte all'anno e andare in ecocentro? Io sono libero di andare in ecocentro se non aderisco a questo sistema quando voglio e ovviamente ci andrò quando ho tanta roba, carico la macchina, mi faccio un viaggio al mese, porto carta, porto vetro, porto l'erba, nel frattempo taglia la siepe, ok? Mi porto magari le piccole cose che magari dovevo smaltire comunque e mi riporto in ecocentro. Faccio un viaggio e mi porto tutto. Chi ad esempio però, che ne so, legge 3 quotidiani, ai figli che hanno le loro riviste, sono abbonati a una certa produzione di carta, questo può scegliere. Cosa faccio? Me li carico in macchina e me li porto. Oppure posso avere la comodità di un servizio porta a porta. Metto fuori più il bidoncino, me lo vengono a raccogliere e me lo tiro dentro voto. Uno sceglie a seconda delle proprie esigenze, delle proprie abitudini, dei propri consumi. Perché siamo produttori di rifiuti, perché siamo consumatori.
Quindi quando andiamo a fare la spesa al supermercato potremo noi abituarci a scegliere le cose in modo tale che ci producano meno secco e quindi meno cose che ci fanno pagare, oppure che ci producono meno carta, meno plastica, a seconda di quelli che noi possiamo scegliere. Quindi per il 2016 chi aderisce a questo servizio non vedrà la quota relativa, perché per il 2016 resterà sempre comunque la tassa, sarà ancora il comune ad effettuare la tassa, sarà ancora il comune ad emettere. Dal 2017 invece si vedrà nella tariffa. Chi aderisce nel 2016 dovrà per forza tenersi le strutture fino al 2017. Chi aderisce dopo dal 2017 invece si terrà le strutture fino al 31-12 dell'anno. La domanda dentro i cuori di tutti è: sì, ma quanto si paga? O no? È quella. Allora, per darvi uno strumento per decidere, vi facciamo degli esempi di costo. Perché vi faccio degli esempi di costo? Perché non riesco a sapere oggi, 2015, quale sarà il costo che andrò ad applicare nel 2017. Non riesco a prevedere. Quello che vi farò vedere successivamente sono degli esempi di costi di servizi simili nell'ambito. Ora, se nel bacino Solaris vengono applicati questi costi, è verosimile che i costi che verranno applicati nel 2017 saranno in questa fascia di prezzo. È molto difficile che siano enormemente. Quindi saranno più o meno questi. Ma questo serve per darvi un'indicazione, un metro per capire di cosa effettivamente stiamo parlando. Quindi ipotizziamo un costo svuotamento di 2,3 euro, già compreso di IVA addizionale regionale, quindi il costo netto che andrò a pagare. In questo caso qua avrò la parte relativa al servizio che scelgo, che sarà composta da una parte minima, gli svuotamenti minimi calcolati con il medesimo principio visto in precedenza, il doppio del numero di componenti del nucleo familiare, più, come prima, gli svuotamenti eccedenti minimi conguagliati l'anno successivo. Andiamo sul pratico, no? Io ho una famiglia, tre componenti, ok? Mi aderisce al servizio del vetro, mi fa 10 svuotamenti nel 2017. Cosa andrà a pagare? Nel 2017 pagherà soli i minimi 6 per 2,3, quindi 13,8 euro. Nel 2018 pagherà i minimi per quell'anno 13,8 più 4 per 2,3, dove 4 sono gli svuotamenti oltre i minimi fatti l'anno prima. Così nel 2019 andrà a pagare i minimi per quell'anno più gli eccedenti, i minimi fatti l'anno prima. Ci si rincorre sempre di un anno. Per lo stesso motivo che vi ho detto prima, arrivo fino al 31-12, calcolo gli svuotamenti effettuati, effettuo le differenze e quello che poi avrò a calcolare. Facciamo un altro esempio. Solita famiglia, mi aderisce alla carta e mi aderisce al vetro. Mi fa 4 svuotamenti solo per il vetro e me ne fa 8 per la carta. In questo caso pagherà i minimi per il vetro, perché vengono fatti 4 e al di sotto dei 6 che sono i minimi, e quindi 6 paga comunque. Per quanto riguarda la carta invece, per il 2017 mi pagherà i minimi. Per il 2018 pagherei i minimi più i 2 eccedenti. La somma di tutto sarà 2 tariffe fisse nel 2017 per 27,6 euro. Per il 2018 le 2 fisse più i 2 in più, 32 euro. Il meccanismo dei minimi e degli eccedenti è la parte difficile da capire.
è la parte difficile soprattutto per chi non l'ha mai visto. Dopo le prime bollette si capisce subito. La plastica e la tigre invece avrà una raccolta porta a porta che si farà tramite dei sacchetti. Quei sacchetti raccoglieremo solo quei sacchetti. Anche questi avranno esposti la sera precedente il giorno della raccolta e sono a perdere. La raccolta verrà effettuata una volta ogni 2 settimane. Quando verrete a ritirare il bacino del secco, vi consegneremo un primo rotolo di sacchetti e avrà 20 sacchetti che sono sufficienti circa per coprire un anno di servizio, 26 raccolte. Quando uno li finisce, saranno disponibili presso alcuni centri e alcuni esercizi commerciali ad un costo modico. Solitamente noi li vendiamo 1,80 €. Con 1,80 € uno compra sacchetti a sufficienza per fare un anno di servizio. E questo poi non avrà costi aggiuntivi. Dal 4 aprile inizierà anche questa raccolta. E anche qua sarà possibile per un paio di settimane conferire ancora nelle isole ecologiche, dopodiché tireremo via tutto e solo così si potrà conferire. Vi proponiamo anche un ulteriore servizio porta a porta che normalmente non viene effettuato, che è il servizio per le terre della Ramaglia e gli sfalci. In questo caso qua viene consegnato un bidone da 240 litri, fatto come vedete in foto, quindi verde con il coperchio usato. Lo svuotamento sarà anche in questo caso una volta ogni 14 giorni e il servizio durerà da febbraio a novembre. A parte il primo anno, che inizieremo il 1° di giugno per un discorso di consegna delle strutture. Mi dimenticavo di dirvi una cosa: chi aderisce al paper use card e vetro non deve poi ritornare a prendersi delle strutture. Veniamo a noi. Vi contattiamo, vi diciamo che stiamo passando, ditemi il giorno che ci siete, passiamo noi a consegnarvi casa per casa le strutture con le relative calendari. Il costo per il 2016 sarà ricompreso nella tassa di chi aderisce a questo tipo di servizi. Nel 2017 invece, presumibilmente, il costo sarà di circa 42 €. 42 € è il costo che noi normalmente applichiamo per questo tipologia di servizio. Come prima, chi aderisce nel 2016 dovrà tenersi le strutture per tutto il 2017, chi aderisce dopo il 2017 dovrà tenersi semplicemente fino a fine anno. Il primo servizio, come vi dicevo, nel 2016 avrà inizio nel 1° giugno del 2016. Vi dico 2 parole sulla raccolta differenziata. Normalmente quando noi facciamo le serate a parlare solo di differenziata, quindi a spiegare dove qualcosa, proiettiamo 40 slide, qui diciamo i vari materiali. Quello che vi dico adesso è un'estrema sintesi in modo tale da darvi un'infarinatura, una rinfrescata. Perché quello che era secco prima sarà secco anche dopo, la carta sarà la medesima, plastica e vetro. In ogni caso, quando vi consegneremo le strutture, stiamo predisponendo un opuscoletto flumbo con un bel po' di indicazioni, oltre che del materiale che il Sorale si era già preparato in passato sulla plastica e su. Quindi, Tetra Pak, ad esempio, dal tavernello al succo d'arancia, nella carta, col tappo senza. Allora, il Tetra Pak è fatto in modo tale che voi ci infilate dentro il dito, tirate e si toglie. Noi consigliamo sempre a tutti di differenziare il più possibile. Quindi, se avete tempo, voglia, coscienza, fatelo. Se non avete tempo, buttatelo pure così. Ma noi preferiamo sempre che venga separato. Piatti e bicchieri di plastica vanno nella plastica della tine.
lì ho scritto senza residui. Non lavati, non lavati. Perché? Perché uso il piatto di plastica? Per non lavare i piatti di ceramica, se no uso qui di ceramica. Cosa vuol dire senza residui? Io faccio sempre l'esempio del pasticcio che piace tanto all'assessore Cazzone. Se io mangio il pasticcio, se l'è fatto bene, non mi aiuto. Quando ho finito, il piatto è pronto per essere buttato. Se io mangio il pasticcio ma l'è fatto male, a metà dico grazie per il grasso sul piede. In quel caso va eliminato il residuo e poi il piatto va conferito. Non occorre rilavare il piatto. Lo sporco normale di un piatto può andare bene. Io avevo un'amica che faceva la lavastoviglie dei rifiuti, lui in 50 tempo. Prendeva tutte le cose, le metteva alla serra, faceva la lavastoviglie con i rifiuti. Apro una scatoletta di tonno che va nel multimateriale, nella plastica latina e banda stagnata. Apro la scatoletta di tonno, la metto nell'insalata, do una sciacquata e questa è pronta per essere buttata. Tolgo la maggior parte del residuo, non occorre che sia pulita, sciacquata e via. Il vasetto dello yogurt, che va sempre nel multimateriale, quando l'ho finito è già pulito, lo butto nel multimateriale. Il flacone della berichina. Senza residuo, pulito nel multimateriale. Le massaie mi insegnano, quando arrivo in fondo e ce n'è due dita, addirittura lo sciacquo. Quello è già pronto per essere buttato nel multimateriale, perché il detersivo io lo compro con che logica? Lo compro per usarlo. Non lo compro per tenerlo lì a metà. Lo compro per usarlo. Quando ho finito, sciacquata e si butta nel multimateriale. Nel vetro, oltre ai soliti imballaggi di vetro, nel vetro vi raccomando solo di non gettare ceramica e Pyrex. Qual è il Pyrex? Le pirofide da pasticcio sono il Pyrex. Quello non è vetro, è un materiale diverso, fonda una temperatura superiore rispetto a quella del vetro e quindi quando se lo ritrovano in vetreria crea delle inclusioni, delle impurità e quindi è molto dannoso. Nell'umido io avrò ricevuto 500 telefonate, dottrò la lettiera del gatto, senza il gatto ovviamente. Nell'umido, comprese le deiezioni, capito io cosa che se le deiezioni, no? Comprese le deiezioni, va tutto quanto. Porto fuori il cane la sera, mi parto alle 11 di sera, meno 2, porto fuori il cane. Lo porto fuori perché? Perché il cane deve farla. Il cane la fa. Io sono un cittadino consenzioso, raccolgo quello che raccolgo, quel guanto, quel sacchetto, tutto insieme nel mondo. Nell'umido conferite con qualsiasi tipo di sacchetto, non occorre il sacchetto biodegradabile. Perché? Perché noi conferiamo impianti che hanno un macchinario in testa di impianto che si chiama Lupisacchi, separa tutti i sacchetti. Quindi dà all'utente la facilità di poter utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto vuole e di recuperare tutti i sacchetti. Nel secco. Le siringhe con gli aghi vanno nel secco, non nei medicinali scaduti. Nei medicinali scaduti vanno i medicinali scaduti. Io ho la bottiglia di tachiperina, se la bottiglia è finita, è vetro, va nel vetro. Ma se ho la bottiglia di tachiperina a metà e guardo cosa è scaduto, quello va nei medicinali scaduti. Il blister delle pastiglie, se non ha le pastiglie, va nella plastica latina. Se ha le pastiglie dentro e nel frattempo sono scadute, vanno nei medicinali. Ah, le lastre, i raggi.
vanno nel secco, mi raccomando, ok? Le fotografie, come sono l'acqua amorosa, le foto di amorosa, dove le trovo? Nel secco. L'amorosa è umido. Distinguere, mi raccomando, sempre, comunque. Noi nelle serate informative che facciamo proprio sulla raccolta, tendiamo molto a darvi anche dei consigli per evitare di produrre rifiuti. Perché quello che vogliamo principalmente è cercare che certe cose che sembrano rifiuti possono trovare un'altra applicazione. I fondi del caffè li posso buttare nell'umido, certo che sì, ma posso usarli come fertilizzante. E qua magari qualche dunque ha qualche anno in più lo sa, chissà lo faceva. Oppure se li mischio a un sapone liquido li uso per lavarmi le mani, perché? Perché sono abrasivi e aiutano. La crema idratante scaduta. Una volta una serata ho chiesto la crema idratante scaduta, dove la trovo? E un salta fuori uno che ha ogni suocera. No, ho la suocera. La crema idratante scaduta la posso riutilizzare ad esempio per gli interni pelle in macchina. Perché se sulla pelle può creare irritazione umana, sul divano no. Sul sedile in pelle della macchina no. Serve per mantenere morbida la pelle ed è un modo per riutilizzare un materiale che altrimenti sarebbe un rifiuto. Perché lo facciamo? Perché siamo qua a parlare di differenziali? Perché siamo qua a parlare di rifiuti? Per l'ambiente. L'amministratore all'inizio ha detto un dato: noi Soralis raccogliamo 44.000 tonnellate di rifiuti all'anno, sono 200 statue della libertà, immaginate. Io dico sempre che gli operatori Soralis o Soralis arriva fino alla porta di casa vostra, da lì in poi la differenziata la fate voi, io raccolgo quello che voi avete separato. Più facciamo la differenziata, più poi non abbiamo materiali che ricicliamo, cioè rimettiamo in circolo, senza doverli richiedere a nostra volta alla terra. Meno petrolio, meno energia. Lo facciamo per quello. Più differenziamo e più le belle colline del vostro territorio di guadagno. Ora lascio l'amministratore che mi chiude la serata, poi siamo qua per le domande, spero non una testa, perché sennò in casa dopo un video. Dopo lo show torniamo a cose un po' più pesanti. A proposito, chiamasse lo show probabilmente in autunno faremo una serata dove andremo a spiegare esattamente differenziate eccetera eccetera, che più o meno si basa su esempi continui e a volte si chiude anche perché ci sono anche delle aneddoti interessanti. Un paio di cose che non so se fossero chiare della presentazione. Uno, quando si sceglie eventualmente il cosiddetto pay-per-use, cioè il servizio a pagamento, per cui carta, vetro, verde, è stato detto che il primo anno si deve tenere fino alla fine del 2017 e poi fino alla al termine, al 31 dicembre dell'anno, degli anni successivi. In realtà penso che sia chiaro, ma è meglio precisarlo. Se uno si trova bene con quel servizio, in automatico si mantiene la struttura e va avanti con quel servizio, non è che ogni fine anno bisogna stare lì a ripetere la domanda, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno non si trova bene, per questioni pratiche, va fino a fine anno riconsiglia la struttura. Volevo chiedere questo.
Per quanto riguarda, per terminare, a parte le presentazioni che faremo l'anno prossimo in serate specifiche, come diceva Matteo, noi consegneremo della documentazione all'interno quando consegneremo le strutture. Una di queste sarà un glossario, per cui, salvo eccezioni, ad ogni curiosità, dove butto, uno va a vedere le scarpe usate e troverà dove buttarle. E così, per non so quanti siano le voci, ma alcune centinaia. Così come invece metteremo due volantini di approfondimento su due materiali critici, che sono il multimateriale, dove c'è molto facile fare confusione, e vi cerchiamo di spiegare esattamente cos'è il multimateriale, cosa non va a mettere un multimateriale, e lo stesso per il libro. All'inizio dicevo, lasciatemi fare un po' la storia personale, perché penso che sia la storia anche vostra, i dubbi che c'erano nel servizio, cioè nel servizio, questa confusione, così semplice, vado su un bidone che c'è in giro per la strada, appunto, dentro fino. Richiede senza dubbio, vi tranquillizzerei sul fatto che dopo poche settimane avete capito tutto e vi trovate anche bene, penso, spero, di solito succede così. Quello che vi richiederà sarà uno sforzo personale non indifferente, soprattutto per chi vuole essere particolarmente attento a recuperare, a differenziare. C'è chi è più portato, chi meno, come diceva Matteo, se uno è un po' meno portato e ha un po' meno tempo, di solito si riesce comunque a avere delle soluzioni e in alcuni casi si chiude l'occhio. Noi spingiamo per la differenziazione spinta, se si fa differenziazione spinta significa mettersi con pazienza a separare diverse cose, senza diventare maniaci. Faccio l'esempio della pena, la pena ha detto la buttiamo nel secco. Io dico, potremmo anche differenziare, perché appena della plastica, del ferro, non mi viene di decidere a stare a fare queste cose qua, per cui non ne vale la pena. L'altra considerazione, domanda, vi dicevo 5 anni fa, vi posso dire, io sono un cervello con Teotto, ma non è quello il motivo per cui mi è presentato Monticello con Teotto. Ma Monticello con Teotto è stato il penultimo comune che è passato dallo stradale al porta a porta, per cui è un buon esempio. Anche per questo motivo. Sono andato alla serata, vabbè, ci ho capito, non ci ho capito sul discorso della differenziazione. La maggioranza delle domande che non hanno ricevuto risposta, io non avevo preso. Che non hanno ricevuto risposta sono state legate al fatto, ma cosa succede dal punto di vista tariffario? Quanto è che aumenta la tariffa? Chissà perché poi tutti pensano che la tariffa aumenti. Allora, io adesso vi mostrerò l'esempio di Monticello con Teotto con dati reali, cioè siamo andati nel nostro sistema, abbiamo riportato i dati e ve li mostro tali. Questo c'è stato da stimolo una notizia che è uscita in questi giorni, direi di ieri. Notizia che, come vedete, penso che buona parte di voi l'abbia letta, rifiuti d'oro in 5 anni più 22,6%. E poi differenza alcune regioni rispetto ad altre. Allora ci siamo posti la domanda, avevamo già mezza risposta, stavolta ce l'abbiamo definitiva. Cos'è successo da noi? Allora, abbiamo preso degli esempi. Una unità familiare, un nucleo familiare che abiti un appartamento da 100 metri quadri e abbiamo fatto diverse tipologie di nucleo familiare da 1 a 5 occupanti. Sulla tabella gialla, scusate, una premessa, questo non vuole essere cosa succede all'isola, questo vuole mostrarvi cosa è successo in un comune simile negli ultimi 5 anni,
dove avete visto in Italia la tariffa aumentata del 22%. La colonna gialla, le due colonne gialle dicono la tassa, perché a quel tempo c'era la tassa, c'era lo stradale, la tassa che valori aveva verso euro metro quadro ed euro utente. Sono i due elementi che vanno poi a definire la tassa che ogni utenza va a pagare. Abbiamo poi preso il 2015 con i minimi all'interno, cioè qua dentro mancano i versamenti fatti in più rispetto ai minimi per collarsi con la riforma tecnica. Cosa è successo? È successo che nei 5 anni trovate queste differenze. Non più 22, ma un meno X. Perché? Prima del perché abbiamo fatto lo stesso, siamo arrivati in leggero ritardo, ci scusiamo, perché prima avevamo un incontro con le categorie produttive. Abbiamo mostrato la prima tabella per le categorie produttive, abbiamo seguito un percorso un po' diverso perché produttive vanno su superficie e categoria, comunque il risultato è confortante. Allora, perché è successo questo? Passando da raccolta stradale a raccolta porta a porta, è intuitivo capire che il servizio costerà molto di più, o comunque costerà di più. Un conto è andare a tirare su una campana, un conto è andare a tirare su tanti cassonetti di questo tipo. Per quello che abbiamo avuto un incremento del costo di servizio del 19%, trovate sfalsato di un anno, perché come vi spiegavo Matteo, noi poi andiamo a tariffare la nostra sede. Ma cosa è successo? È successo che il costo di smaltimento, volevo ricordare che smaltimento significa secco, umido, mentre altri componenti sono differenziati che ci danno denaro che possiamo venderli. Il costo di smaltimento è calato del 30%, in realtà poi vedrete che è calato di più. Mentre abbiamo avuto un incremento del 128% di ciò che abbiamo ricavato dalla vendita di ciò che vendite, per cui multimateriale, carta, cartone, vetro. Il risultato netto è che la somma, tenete presente che questo va tolto, la somma di questi tre valori porta a un valore generale netto di un meno 7%. Questo meno 7% non è da esattamente sposabile con i valori che avete visto prima, perché questo tiene conto anche del variabile, per cui di versamenti aggiuntivi, ma vi dà il segno che comunque nei 5 anni abbiamo avuto una riduzione passando da stradale a porta a porta del 7%. Vi dicevo, in realtà questi valori sarebbero migliorativi perché abbiamo avuto degli aumenti nei costi di smaltimento. Tenete per esempio il secco, noi dobbiamo andare, perché ci viene imposto, nella discarica di Verona e Abbadesse, il costo per tonnellata è passato dal 106 al 122 con un aumento del 14%. Quello che potete notare sul comune Monticello Monteotto è che la differenziata dal 67-68% è passata all'85%. Le tariffe sono calate, e avete visto che sono calate, per questo. Le tariffe sono calate perché i cittadini e le utenze produttive hanno fatto il loro, ci sono impegnati. Non è merito, noi raccogliamo quello che ci viene dato, non è che ci mettiamo lì a selezionare. Per cui è tutto merito di chi ha fatto questo, assolutamente non nostro.
Chiudo con, va bene, non ripetiamo, ma il migliore titolo è quello non prodotto, basta ascoltare un po' le battute di Matteo e capiamo perché. E la frase che a me piace tanto è della Sciolini, di sottofondo con le domande. Adesso spazio di quelle domande, come le organizziamo, assessore? Sì, alzate di mano, faccio io un po' calma, parlo della tua risposta.